Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di queste splendide cuffiette della Xiaomi. Sono le Xiaomi Hybrid 2 Dual Driver. Eccole qua, ve le ho già tirate fuori dalla scatola, ve le faccio vedere. Sono delle cuffiette veramente fatte bene e da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco, la caratteristica più importante di queste cuffiette è di possedere due driver. E con l'obiettivo di migliorare, diciamo, le frequenze basse e il rendimento generale. All'inizio ero un po' scettico, ecco, sarò sincero, perché ho provato altri auricolari ben più costosi di questo, di marche più blasonate, ma sono rimasto veramente stupefatto, perché non hanno nulla di invidiare a marchi come Sony, come nel Dr. Beats e altre cuffie, insomma. E praticamente li ho testate sul mio smartphone, che è un Android, e vi dico che sono veramente incredibili. I bassi si sentono molto bene e sembrano un altro pianeta rispetto a cuffiette di pari prezzo, e tutto l'audio diciamo risulta essere più caldo e corposo. La cosa bella inoltre è che non viene meno la chiarezza e la resa delle frequenze medio-alte. Hanno un piccolo controller qui, come potete vedere, che purtroppo non è fatto molto bene in quanto i tasti non sono ben segnalati. Comunque è molto semplice individuale, in quanto premendo si cambia, si alza o si abbassa il volume all'estremità. Il tasto centrale invece serve per mettere in pausa e rispondere alle chiamate. E diciamo che auricolari a questo prezzo, trovare dei difetti, ecco, non è proprio facile. Ecco, l'audio è pulito e con un bel volume, è un bel timbro caldo. Ecco, li ho tenute per diverso tempo e sono alle orecchie, sono leggerissime, abbastanza comode, diciamo, stabili e sempre godibili anche con i podcast, oltre che ovviamente con la musica. L'unica cosa, se proprio vogliamo trovare appunto un difetto, è appunto questa del controller, e anche che non sono dotati di una custodia, in quanto nella sua splendida scatolina, devo dire che ricorda molto lo stile Apple, troviamo solo all'interno i tappini di ricambio, questi qua di varie misure, e una piccola manualistica, come potete vedere, purtroppo in lingua cinese. Comunque basta cercare su internet, è semplicissimo trovare una guida per il suo funzionamento. Ecco, per concludere questa recensione vi segnalo, ecco, sia alcuni suoi pro che contro. Diciamo che sono fatte molto bene, leggerissime e di buona costruzione, hanno un ottimo un bellissimo design, sono dotate di un'ottima stabilità in quanto si staccano difficilmente dall'orecchio. Il dual driver si sente e ha un audio corposo, diciamo, e bello incisivo. Il microfono pure è dotato di ottima qualità per le conversazioni telefoniche, e diciamo che per finire il prezzo è veramente ridicolo in relazione alla loro resa sonora. Ecco, un altro piccolo difetto da segnalare è che su iPhone non funzionano i tasti volume, e anche manca ovviamente una piccola custodia per il trasporto, come ho già detto. Ecco, e niente, mi auguro che questa recensione vi sia piaciuta. Vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete acquistarle su Amazon. Costano circa 20 euro, spedizione rapidissima ovviamente se avete Prime, e secondo me, ecco, non hanno rivali come qualità del suono e come rapporto qualità prezzo. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti.